Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della carriera allenatore con il Bari. Oggi partita da dentro fuori, giochiamo contro l'Avellino, ragazzi dobbiamo assolutamente vincere per poter passare il turno, è fondamentale. Giochiamo a leggenda, ormai lo sapete, sarà tosta, perché questo lo so, però ci dobbiamo provare. Giochiamo con un 4-2-3-1, con Piu, COC e Guidi, che dobbiamo farlo giocare sempre, ragazzi, per farlo salire di 10 punti, giocatori della primavera, lì a centrocampo. La formazione è abbastanza buona, l'unica cosa... voglio mettere a sinistra Delia, che mi è piaciuto un sacco. Busellato anche ha giocato molto molto bene, però direi di sfruttare più questi giocatori perché mi fido un pochettino di più. Quindi ragazzi, leggenda 4 minuti, sereno, gara fondamentale, si va nel match. Gara importantissima ragazzi, giochiamo in casa, guardate lo stadio come è pieno, veramente ottima coreografia. Mi fa molto piacere perché i tifosi credono nel nostro progetto, inquadrato il capitano Brienza. E ragazzi, è una gara fondamentale perché dobbiamo vedere se abbiamo lavorato bene nel precampionato in questo lasso di tempo, se abbiamo preso un giocatore giusto, cioè Piu, e se abbiamo capito il modulo per il momento da utilizzare. Inquadrato il nostro avatar, ragazzi, non ci resta nient'altro che cominciare. Debutto di Mattia Bani in difesa, subito in campo, il nostro nuovo acquisto. E quindi ragazzi, si comincia e cerchiamo di vincere. Attenzione all'Avellino perché è partito forte ragazzi, ma Bani subito fa capire chi comanda. Ripartiamo, c'è Sabelli, Sabelli tiene il pallone, Sabelli aspetta un compagno libero, c'è Brienza, Brienza prova ad andare, Brienza prova a girarsi, bello il passaggio. Dai, dai che l'azione è calda. Attenzione! Cosa? 1-0, il primo gol ufficiale lo segniamo dopo 9 minuti, proprio nella gara fondamentale. E che avvio ragazzi, ma che azione anche che abbiamo fatto. Mamma mia, che azione stupenda, tutto di prima, guardate Brienza, pallone dentro, mamma mia, poi sinistro chirurgico sul primo palo a spiazzare in qualche modo il portiere Kozak, Libor Kozak, primo gol per lui in Coppa Italia, siamo 1-0. Bella Guidi, mettila dentro, Madonna Kozak, Piu col destro, la parata di Lezzerini. Bravissimi ragazzi, in anticipo Marrone, il pallone dentro, Martigno lo allarga benissimo per Brienza, Brienza può rientrare, Brienza la mette dentro, attenzione, Piu! No vabbè ragazzi, ma che partenza assurda, ci pensa Piu, il nostro acquisto, e io ci tenevo tantissimo a vedere un giocatore del genere andare in rete, perché questo dimostra che non serve comprare a caso a destra e manca. Mamma mia la tifoseria, ma bisogna credere nei propri giocatori. Siamo 2-0 al 20° quasi. Ragazzi, azione stupenda, meglio di così non potevamo iniziare. Forza Bari. Attenzione a Marrone ragazzi, che carica la botto. Mamma mia, l'avevo vista dentro. Fine primo tempo ragazzi, siamo sul risultato di 2-0. Risultato confortante per quello che si è visto in campo. Dobbiamo continuare su questa strada, non fermarci, forza Bari, come sempre. Vedendo un po' la squadra ragazzi, Piu è veramente stanchissimo. Voglio metterci Greco anche perché voglio provarlo un po' di più. Anche Guidi è stanco, però sta giocando bene il nostro giocatore della primavera. Non me l'aspettavo giocasse così bene. Buonissima per il momento la prova anche di Bani ragazzi. Mamma mia, pallone recuperato, dai che ripartiamo con Brienza. Vai Brienza, vai Brienza. Oddio quanto è rapido Brienza, mettila dentro. Vai così Martigno, mamma mia. Cerchiamo di chiudere l'Avellino perché può darci fastidio. Attenzione, palla allargata sulla fascia. Occhio al cross che può arrivare adesso. Pericolo qui Castaldo, nuovo entrato. Qui ci siamo fatti sorprendere. Ragazzi, 75esimo, io farei qualche cambio, meglio un cambio principalmente. Allora metterei Tonucci al posto di Bani, diamo un po' più di solidità e freschezza in difesa. E poi io mi giocherei la carta Henderson, perché lì Rizzato ci sta dando un po' fastidio, serve velocità e freschezza atletica, quindi metterei lui. Prova ad allargare il pallone verso Martigno, Martigno si gira, vai che l'hai messa, Madonna che palla,
vai Delia, vai Delia, mettila dentro. No, l'azione è ancora calda. Oddio, madonna che azione, non ci credo. Dai ragazzi, voglio il 3-0, in qualche modo dobbiamo raggiungerlo. Oddio, Marrone, il pallone per Brienza, che tiene palla. Brienza rientra, dai con questo maggino, mancino, Lezzerini. E fa sua la palla, rinvio lungo, vai con colpo di testa, perfetto, ok, la teniamo bene. Vai Anderson, chiudi, perfetto, ricominciamo, c'è Greco. Greco non è entrato benissimo in partita, siamo al 90esimo, sta per finire la partita che ragazzi abbiamo amministrato. Oh, qua c'è ancora un'azione importante, Greco col sinistro viene rimpallato e la palla c'era all'Averone, però l'arbitro ora fischierà e finisce qui il match ragazzi. Vinciamo questa importantissima partita, vedete i giocatori che esultano alla grandissima. Abbiamo superato il turno, era fondamentale. Ragazzi, abbiamo surclassato l'Avellino, veramente non gli abbiamo fatto capire niente. Questa era la risposta che volevo dalla squadra. E ora ragazzi io direi che la squadra mi gira benissimo, perché andare a fare acquisti così a caso? Stiamo salendo anche bene di overall, conferenza stampa, già c'è un'altra conferenza stampa, noi motiviamo sempre i nostri giocatori col Foggia, derby! Attenzione, super sfida ragazzi, non è facile, non è facile per niente. Allora, ragazzi, vi dicevo, io non andrei a fare ancora acquisti adesso, anche se so che vi piace comunque il mercato, questo lo so, intanto il PSG si è comprato Mata, bella la grafica. Però io se non esce qualcuno, se non vendiamo qualcuno non compro, vi dico la verità, perché a me la rosa adesso piace, cioè secondo me siamo coperti al 100%. È anche forse un pochettino un po' lunghetta, almeno due giocatori io li venderei, cioè non venderei, li manderei in prestito nel caso, oppure li venderei qualora arrivasse un'offerta consona. Ora ragazzi mi dovete dire una cosa, vi faccio vedere il calendario, questo episodio lo sto facendo abbastanza rivolto alla Coppa Italia. Mi dovete dire se volete 3 o 4 partite nei vari episodi, questo è fondamentale, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, tanti di voi dovete dirmelo perché è fondamentale saperlo per me. Io ora ragazzi la prossima sfida col Foggia voglio dedicargli un episodio, non solo il Foggia, penso giocheremo sia col Foggia che col Brescia nel prossimo episodio e ovviamente finiremo anche il mercato qualora, vi ricordo, dovesse uscire qualcuno. Però particolare col Foggia, voglio proprio vedere perché ci sono tanti tifosi che seguono la mia carriera ma sono magari anche tifosi del Foggia, vediamo un po' nei commenti. Mi raccomando ragazzi, dovete dirmi se volete 3 o 4 partite, questo è proprio la cosa più importante che dovete dirmi. Nel frattempo, dato che questo episodio potrebbe risultare tra virgolette corto, ma per me è importantissimo, sapete, siamo inizio FIFA e voglio gestirla così la carriera con calma, veramente con una tranquillità necessaria, voglio farvi vedere un po' la situazione rosa, come stanno magari crescendo i vari giocatori e tutto il resto. Allora, mettiamoli per ruolo, già sono impostati. Mikai 73, ottimo. De Lucia, anche se non lo sto allenando, è salito di 1, quindi non sottovalutato. La stessa cosa Berardi, vabbè, lo sapevate. Poi andiamo avanti, vediamo se qualcun altro è cresciuto. Bani, ragazzi, appena preso dal Chievo per 1.100.000, già sale di 1. Questo arriva facile a 70, mi sa. Poi vediamo un po' se qualcun altro è salito. Busellato, che vi ho detto era in grande forma, quindi alla grandissima. Poi è salito anche Teglio, che non sto utilizzando, però 20 anni, questo lo devo sfruttare un po' di più magari. Poi vediamo un po' se qualcun altro è salito. Galano, 26 anni che sale, non mi dispiace, vi dico la verità. Devo anche lui sfruttarlo in prota più uno, ma in prestito purtroppo. Poi abbiamo Brienza, vabbè, Floro Flores, Nenè che è sceso di 1 addirittura. Ragazzi, lo voglio vendere, però non mi arrivano offerte. Nenè, veramente non so che farne, sinceramente. E poi vediamo un po', avanziamo, Piu che sale già di 1, è il nostro fenomeno, già in gol nella partita con l'Avellino di Coppa Italia. E questa è la rosa. Quindi ragazzi io vorrei chiudere qui questo episodio perché vi ripeto è un episodio, anzi avanziamo almeno fino alla partita col Foggia, vediamo se arrivano magari email interessanti. Ecco qui, neanche ho finito di parlare, arriva un'email importante, qui bisogna ragionare. 4.500.000 per Mikai, però Mikai è il nostro portierone ragazzi, è il nostro portierone. Qua la situazione è abbastanza delicata. Allora, facciamo una cosa. Io
voglio. Secondo me il suo valore è superiore ai 5 milioni per un portiere di 24 anni. Non è proprio giovanissimo, cioè, oddio, è giovane, 24 anni, però non è che ha quei 19-20 anni che poi ti fa una crescita impressionante. Cioè, 24 anni, può crescere, 73 anni, italiano, è ok. Però allora voglio fare una possibile trattativa, voglio portarvi in questo episodio, visto che abbiamo giocato una sola partita. Voglio provare a chiedere sui 7 milioni e mezzo, perché ragazzi, con 7 milioni e mezzo potremmo andare a prendere un portiere ancora più giovane, magari ancora con più prospettiva. Ora vediamo, loro ci offrono 4 milioni e mezzo, fai nuova offerta per il cartellino. Allora, proviamo con 7 milioni e mezzo, vi dico la verità ragazzi, a questa cifra io lo darei, perché so che posso intervenire poi nel mercato con altri tipi di giocatori interessantissimi. Mi dispiace, però avere poi un budget del genere fa molto molto comodo. Secondo me non accettano, anzi offriranno massimo 5 e mezzo. Ecco, rimangono 4 milioni e mezzo quelli della SPAL statici. È la nostra ultima offerta. Sinceramente ragazzi, no, cioè a questa cifra non mi va, vi dico la verità. Quindi magari possiamo fare, se proprio, 6 milioni e mezzo, ma di meno no, perché se no me lo tengo il nostro Mikai e non è il caso. Io penso che non arrivano, perché ci ha detto che era l'ultima offerta, non penso che arrivano alla cifra che ho chiesto. Vediamo, non sto neanche skippando più di tanto. È la nostra ultima offerta, mi dispiace. Vabbè, cara SPAL, allora io me lo tengo, perché comunque non te lo voglio regalare, assolutamente. E quindi ragazzi, rifiuto perché non è il caso, cioè la cifra è troppo bassa per quanto mi riguarda, e quindi annullato il trasferimento ragazzi, non è proprio il caso. Vediamo se posso fare gli allenamenti, no, perché si avvicina la partita, giustamente non me li fa fare, non arrivano email. Quindi ragazzi, direi che questo episodio si può chiudere qui, mi raccomando, tanti mi piace, voglio vedere il vostro supporto che è fondamentale. Avrei anche un nome per il mercato, non sottovalutate questa cosa, perché abbiamo 885.000 euro, ma un piccolissimo colpo potrei farlo. Ora vediamo, però la squadra ragazzi mi piace un botto, cioè veramente avete visto con l'Avellino come si è comportata, speriamo si comporti bene anche col Foggia per passare ancora una volta il turno 2 di Coppa Italia. Quindi ragazzi, iscrizione al canale non dimenticatelo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!